Ciao a tutti ragazzi, e come avevo detto, ho caricato un altro video di Halo 4. E questa volta è una partita multiplayer matchmaking. Mi sembra Big Team Slayer, una roba del genere. 8 contro 8. E è la mia prima partita, quindi sono a livello ancora 1. Ho le prime armi che comunque anche adesso che sono abbastanza salito di livello, tengo sempre le stesse in ogni caso. Ora qui, appena iniziato, ho trovato quest'arma che non so neanche cosa sia, non sapevo, l'ho capito appena l'ho usata. Vado qui e sparo addosso a questo, vedo che muore e subito dico, Madonna mia, che potenza. Poi però, comunque è sempre fortissimo quest'arma qui che troviamo in giro, che si può avere tramite i, diciamo, una sorta di approvvigionamenti, che sarebbe, ci vengono dati quando quella cosina, quel cerchietto a sinistra dello schermo, lo vedete quel cerchietto con quel cubo? Quel cubo lì. Si carica completamente quel cerchietto, noi ci danno la possibilità di scegliere tra tre diversi equipaggiamenti. Ed è tipo una serie, tipo una cosa, tipo serie di uccisioni di Call of Duty, tipo, per farvi capire. È una cosa abbastanza carina. Il multiplayer è stato migliorato veramente tanto, secondo me, questa nuova casa, come la chiamiamola così, la 343 Industries ha migliorato tantissimo le qualità del multiplayer di Halo. E in tutti i sensi, su tutti gli aspetti, veramente è straordinaria. Straordinario il multiplayer. La campagna poi sono andato un po' avanti, ma vado un po' a rilento. Cioè la faccio molto lentamente adesso perché più che altro sto facendo leggendario, singolo. Poi la prima missione l'ho fatta anche col teschio attivo per la sfida settimanale ed è stato cioè non difficilissimo, è lentissimo perché andavo lì. Mi trovavo un corridoio con 20 elite che muoiono dopo 20 colpi e non avevo munizioni. Ed era un po' lunga da fare. Comunque no, più che altro leggendario non è così difficile. Comunque è molto più tecnico degli altri Halo, questo gioco qui. Molto più difficile, anche perché sentendo anche nei filmati roba varia, questi Covenant qui sono potenziati, mi sembra che abbiano. Sono più forti dei soliti Covenant, quindi. Vabbè, qui mi sembra che in questa partita la prima partita arrivo pure secondo o primo, non mi ricordo. Probabilmente arrivo secondo, arrivando secondo per tutta la partita, mi sembra. E vabbè, prima era uno livello c'ha 40, non lo so. No, praticamente faccio un bel po' di kill e qualche morte qua e là perché dovevo ancora prendere la mano. Questa l'avevo detto, la mia prima partita. La mappa non la conosco. Le armi sono felice che abbiano messo il mitra, che è veramente potente, che userò sempre. E come vi ho detto prima, l'artiglieria. Qui adesso prendo la super velocità. Poi ne prendo un'altra in artiglieria, però perdo il bazooka. Covenant lo perdo perché lo chiamo per sbaglio e mi ammazzo. Mi sembra, eh. Ora qui velocità. Ecco qua, che bello che è. Spari sulla veloce, carichi, corri, sei super forte con la velocità. Tipo qui, boh, prendo, esplode tutto. Intanto volevo consigliarvi il canale di Kava992 Xbox e di Varsa Production, basta. Poi mi raccomando, votate, commentate i miei video, continuate a iscrivervi. E spero che vi piacciono. Commentate se volete, fate anche, che ne so, video di risposta, quello che volete voi. Se volete qualche video specifico, che ne so, la soluzione di qualcosa, un aiuto, qualcosa, un gioco specifico, basta che me lo chiediate. E ve lo farò. Ora, comunque sto facendo veramente troppa assistenza in questa partita. Arrivo, inizio a sparare al tipo, gli tolgo l'armatura e quando ha pochissima vita arriva il mio alleato che da vicino li ammazza. È sempre meglio stare lontano dagli alleati, anche in Halo, in questo gioco qui. O li stai vicino, proprio, ma ti metti dietro come un camper schifoso, dietro agli alleati, li segui e quando vedi che il nemico ha abbassato lo scudo cominci a sparare come un pazzo sul nemico. Oppure vai da solo, così come sto facendo io, anche se mi ammazzano, però almeno riesco a fare due kill e una dopo la morte, tipo. E vabbè, questa mappa secondo me è veramente bella. Poi ci sono molte altre e diciamo che c'è più interattività nel multiplayer rispetto ad Halo Reach, che comunque la base del multiplayer di questo gioco comunque è sostanzialmente quella di Halo Reach.
quella di Halo è quella, perché è nata con Halo 3, che era quella, poi è stata migliorata. Beh, non so se c'era anche in Halo 2, ma o in Halo 1, non mi ricordo. È stato troppo tempo, dalla vecchia Xbox, poi che quella nera scatola. E no, vabbè, poi dovrei trovare anche Laser Spartan più avanti. Qui non lo prendo, ma più avanti lo prendo. E però bello fare la prima partita, fare un botto di kill, arrivare primo o secondo, non mi ricordo più, secondo facciamo, e vincerla è una cosa fantastica. Poi vincere 5 di fila, sbloccando subito tantissimi obiettivi, perché come ho detto prima c'è molta interattività in questo multiplayer. Praticamente noi modifichiamo il nome, modifichiamo il nome. Io adesso qua ero X102, ma adesso mi sono chiamato What. Sarebbe cosa. Poi sto dicendo, ah, vabbè, gli emblemi, i colori e tutto, come sempre, l'armatura, le varie armature che non si comprano più con i crediti, ma si sbloccano con i livelli. Invece le armi si sbloccano con dei punti, diciamo, delle specie di punti che ci vengono dati ogni volta che saliamo di livello. O dopo ogni tot di partita. Ah no, ogni volta che saliamo di livello, questo me lo ricordo. Vabbè. Tipo, compriamo così. Comunque la migliore arma secondo me rimarrà sempre questo mitra. Questo è un combattimento a medie distanze che era avvicinato. Poi, vabbè, logico, si fanno le classi. Ci sono 5-6 classi adesso che si sbloccano man mano che si sale di livello. Quindi tipo una classe la faccio così classica. Poi una faccio full Covenant, una cecchino puro, l'altra fucile a pompa tutto ravvicinato e un'altra tutto esplosivi. Bazooka, granata di tutto, frammentazione, tipo esplosivi umani. E vabbè, qui mega kill a casaccio quella, no, lo stavo mirando. Stavo cercando di pigliarlo da lontano. E qui non mi ero accorto che il laser Spartan era scarico, di nuovo a mirare, dicevo che cavolo succede. Invece, però questo qui ci killa tutti, non so come. Oh no. No, 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 sì, no. Sì, ecco. Ho fatto serie massacro e mi ammazzano, è sempre stato così. In ogni partita arrivo, faccio serie massacro, muoio, risuscito, faccio serie massacro, muoio. Ogni volta che faccio arrivo a serie massacro, dopo una kill, due kill della serie massacro, mi uccidono. Perché ora stavo giocando proprio una partita giocata così perché non conosco niente di questa mappa. La prima, vabbè, ne ho fatte altre. E no, vabbè, questo gioco è veramente bello, io lo consiglio a tutti. Più che altro i fan di Halo sicuramente l'hanno già preso, ma chi è indeciso su cosa scegliere, tipo, che ne so, su questo, quest'altro, ha un'indecisione su dei giochi, si prende Halo 4. E invece Black Ops 2, ecco, Black Ops 2, avrei dovuto caricare un video ora, al posto di questo, cioè dopo questo avrei dovuto caricare un video di Black Ops, ma come in Halo 4 è proibita la vendita prima dell'uscita. E infatti in Halo 4 anche il negoziante non gli è neanche arrivato. Giorni prima ce l'aveva il grossista, diciamo, gli l'ha dato proprio la mattina dell'uscita del gioco. Invece speriamo che Black Ops me lo faccia arrivare un giorno prima, se riesce, se no lo stesso martedì pomeriggio video di Black Ops. Un gameplay della campagna e poi zombie, 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 zombie a vanvera, veramente. Non vedo l'ora che escono i zombie, tutti i bug, i glitch che faranno, ondate mega alte. E c'è da divertirsi. Nei weekend così un po' di video di zombie ce li metto. E poi basta, direi. Ah, ya. Tutte le io. Qui vabbè, mi ha ammazzato questo deficiente qui che col Ghost si mette a picchiarmi. Ecco, quest'arma non è forte contro il Ghost. Contro il Ghost è forte o il DMR o il fucile da battaglia. Non mi ricordo quale dei due adesso, perché li ho più usati più avanti. Praticamente il video è quasi finito. Stiamo vincendo 9,40, praticamente a 630. Sono scarsissime le unici. Poi la cosa bella è che mi sono messo a giocare martedì. No, l'ho giocata martedì questa partita. E martedì praticamente mi sono messo e ho giocato un pochino. E la cosa fantastica è che era piena di nabbi. Cioè c'erano livelli 1, 2, così che non sapevano neanche giocare. Poi c'erano i livelli 40 che erano bravissimi. Comunque la partita è finita, io vi saluto, ciao a tutti ragazzi.